Finalmente una nuova intervista doppia, ragazzi, tra Crooked Man SCP-733 e Fernan. Dove è andata a finire? 082? Lei per caso... No, è vero, si odiano, cavolo, ragazzi, mi ero dimenticato di questo piccolo particolare. Comunque, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale col tastino rosso qua sotto, iscrivetevi hashtag Minecraftita per essere salutati. Saluto Vito5 Palmi, Vanessa Barbagallo e Erika. Se volete essere salutati in un mio video dovete scrivere nei commenti hashtag Minecraftita, essere iscritti al mio canale e attivare la campanellina su tutte quante le notifiche e superare i 2000 mi piace di questo video. Mi raccomando, ragazzi, iniziamo subito con l'intervista, infatti, tanto Fernan deve ancora arrivare, vabbè, iniziamo. Nome: Crooked Man. Il cannibale. Soprannome: SCP-783. SCP-082. Età: sono uno scheletro, quindi non ho un... cioè, uno scheletro, cioè sono un umano, però sono diventato praticamente uno scheletro, non ho un'età definita. Tra i 40 e i 50 anni. Serie SCP: faccio parte della prima serie degli SCP e ne vado fiero, anche se sono più verso la seconda serie, visto che sono 783, quindi sono più vicino al 1000 rispetto allo 0. Io sono uno dei primi, quindi sono più importante, vero? Credo che funzioni così, non lo so. Altezza: sono alto quanto un essere umano normale, quindi Minecraft due blocchi, quindi un umano normale 1,80 m, credo. Io sono alto 2,40 m e peso 310 kg. Sono una bestia gigantesca. Poi ho tante altre parti del corpo deformate, ma sono veramente altissimo. Sono quasi uno degli umani più alti al mondo. Dove vivi? Vivo a Tenby, una città rurale vicino all'Oxfordshire, in Inghilterra. Cioè, più o meno vivo lì vicino. Diciamo che Tenby è una delle città più belle che preferisco attaccare ogni volta. Io abito in un quartiere dell'area biologica di contenimento numero 14. Particolarità: io sono un essere dalla forma scheletrica, perché ho delle ossa molto allungate, diciamo che si vedono praticamente tutte quante. Ormai sono, sì, praticamente uno scheletro molto pericoloso. Sono un umano completamente sproporzionato e devi avere molta paura di guardarmi. E una delle mie particolarità più strane è che il mio pugno ha una circonferenza di 30 centimetri. È qualcosa di gigantesco e di molto pauroso. Ti consiglierei di non provarlo. Quante persone hai eliminato? Ho perso il conto delle persone che ho eliminato nei miei villaggi, in cui ho distrutto e che sono tutti quanti decomposti. La notte, mia amica. Anche io ho perso il conto delle persone che praticamente ho mangiato intere ogni volta che mi è venuta fame. E sapete, ho praticamente 40 anni. Faccio questa vita da quando sono nato, attacco sempre questi esseri umani che mi piacciono tantissimo. Qual è il tuo potere? Il mio potere esce fuori in piena notte, perché appena trovo un villaggio vicino a dove io mi trovo in quel momento, lo attacco, lo decompongo e faccio fuori tutti quante le persone che sono al suo interno. Mangio qualunque cosa che mi capiti davanti, tra esseri umani, donne, qualunque cosa che ci sia. Io sono Crooked Man, sono molto pericoloso, è per questo che io sono di modalità Keter, un tipo Keter, un SCP super pericoloso. Diciamo che potrei assomigliare a SCP-096. Il mio potere? Beh, sono un cannibale. Semplicemente nel momento in cui ho fame, puoi essere anche un essere umano. Ti mangio per intero. Completamente intero. Quindi anche le ossa mi piacciono tantissimo sotto i denti. Sei fidanzato? Io una ragazza? Diciamo che ogni tanto nei villaggi trovo qualche ragazza molto carina, però fanno tutti una brutta fine. Stessa cosa vale per me. Cioè, non è che passo nei villaggi e mangio le persone, però se c'è una bella ragazza preferisco mangiarla. Qual è il tuo SCP preferito? Il mio SCP preferito è... sì, SCP-096, visto che, come ho detto prima, è molto simile a me, mi piace molto. Nessuno, perché io voglio triturare anche tutti quanti gli SCP. Cosa non ti piace dell'altro? Cosa non mi piace dell'altro SCP? Fatemi pensare. Secondo me, guardandolo così, è troppo sproporzionato. Non mi piace molto come è fatto. No, non ho poi quegli occhi così incassati, i capelli che sono un po' pelato. No, non mi piace. È troppo bragolino, per i miei gusti, quindi non è che potrei mangiare molto da lui. No, non mi piace, è troppo magro, no. Di cosa sei fatto? Io ero... cioè, sono un essere umano con queste ossa molto allungate. Sono anche più o meno in stato di decomposizione. Quindi sono praticamente già uno scheletro. Beh, io sono un essere umano, quindi sono fatto completamente di pelle. Quale potere vorresti? Quale potere vorrei? Ci sto pensando, perché non ci ho mai proprio pensato. Vorrei ringiovanire, avere delle sembianze un po' più normali. Però non mi togliete il mio potere, mi raccomando. Beh, potere... potere che vorrei...
Essere super veloce, viste le mie dimensioni, sarebbe un potere incredibile. Il tuo youtuber preferito? Il mio youtuber preferito? Seguo molto Lion, mi piace. Beh, The Mark è uno dei migliori, mi piace veramente tantissimo. E questa intervista doppia so che andrà sul suo canale, quindi lasciate un bel mi piace se siete nuovi, iscrivetevi o verrò a mangiarvi. Chi è il più resistente? Io assolutamente, io sono più forte, perché nessuno è mai riuscito a fermarmi. Io, perché nel momento peggiore in cui mi trovi, cioè quando praticamente ho fame, nessuno può fermare la mia gigantesca mascella possente. Come sei stato catturato? Come sono stato catturato? Che io ricordi, durante una notte in piena caccia mi hanno portato via. Non mi ricordo nient'altro. Non ricordo, probabilmente nel momento in cui ero innocuo, quindi non avevo fame, sono stato ingannato da qualche personale degli SCP e mi hanno portato via. Dannazione. E quindi Fernan se n'è già andato dopo l'intervista? Vabbè, grazie Crookedman per aver partecipato, grazie a voi per aver visto tutto quanto questo video. Iscrivetevi col tastino rosso qua sotto, attivate la campanella su tutte quante le notifiche, scegliete uno individuo qua davanti per rimanere sempre sul mio canale. Noi ci vediamo in un prossimo da Marco e tutto ragazzi, ciao!